Questa mascherina me la sono fatta io. L'avrei comprata a qualunque prezzo, però non c'è. Dopo circa 2 settimane siamo ritornati a fare il giro delle farmacie per vedere se è cambiato qualche cosa. La situazione qual è? Il commissario Arcuri ha detto ieri, proprio in conferenza stampa, che sono state acquisate 300 milioni di mascherine. Di questo noi siamo molto contenti e non vediamo l'ora che possano essere distribuite dove è più necessario. Innanzitutto quindi gli ospedali. Domanda dei farmacisti, dove sono le mascherine? Siamo in attesa di avere informazioni. Faccio un esempio, che cosa vi dice voi farmacisti? Si stanno adoperando assolutamente anche loro, in maniera maggiore hanno le nostre stesse difficoltà. L'approvvigionamento c'è proprio alla base. Da sabato scorso il viaggio delle mascherine passa dagli aeroporti di Fiumicino e Malpensa. Il materiale caricato sugli aerei militari viene distribuito progressivamente nei magazzini della protezione civile. Un percorso tracciato e disponibile online. Stiamo chiedendo sia ai nostri fornitori sia ai canali diretti la possibilità di averne quanto più possibile. Dove sono secondo lei? Secondo noi e secondo le notizie che ci vengono poi a noi date, sono ancora fermi in dogana. Da Federfarma arriva la conferma. Con l'emergenza sanitaria le farmacie si sono rivolte anche a fornitori esteri. Queste forniture in molti casi sono state bloccate alle dogane, in altri non sono mai arrivate e comunque viaggiano con notevole ritardo. La situazione sembra in miglioramento grazie anche alla riconversione nella produzione di questi dispositivi da parte di numerose aziende italiane. Dai vostri fornitori? I nostri fornitori, guardi, questo è un'ultima fattura che è arrivata, sì. Ed è stato bravo a inviarci 10 mascherine, numero 10, per il prezzo di 8 euro a mascherina. La difficoltà di reperire le mascherine, secondo Federfarma, ha determinato forti aumenti dei costi di acquisto dai fornitori delle farmacie, che sono stati a loro volta costretti a rivendere a prezzi notevolmente più alti, pur applicando ricarichi minimi. Le chiedo, le mascherine ci sono o no? No, abbiamo visto un cartello, purtroppo non ci sono e non sappiamo neanche quando si arriverà.